che cazzo è questa roba? It's a surprise, Mr. President. Eh? È una sorpresa che le abbiamo fatto con lo staff, presidente. E mi dovrebbe piacere? Raggio del nuovo scalo aeroportuale fiorentino. E quindi? Avevamo pensato che avrebbe gradito. Con il nuovo progetto che abbiamo richiesto potrà atterrare direttamente in via Sant'Agostino. Ma davanti a Tony? Ma sì, praticamente la scaletta dell'aereo la introdurrà direttamente dal suo barbiere personale. Ma pazzo risparmio di tempo. Mi piace, chiami Enrico. È già in linea da mezz'ora, presidente, la sta aspettando. Enrico, la pista si fa di 2400 metri. Non mi devi rompere i coglioni, Enrico, te l'ho già detto. È un progetto ganzissimo. La pista andrà da via Senese, angolo via Accursio, fino all'Arno, passando per via Serraglia, che tanto è tutta dritta. Il terminal si fa in piazza Sauro. Non me ne frega nulla, Enrico. Te ringrazia il cielo e non t'ho messa a lanci. Pronto? Pronto? Ma... mi ha riattaccato sul muso. Ma no, presidente, avrà fracassato il telefono. È il quinto, se non sbaglio. Il quinto, dice. Ricordami un po' le altre volte. Beh, ci fu la faccenda della Concordia, ricorda? Sì, bei ricordi. E poi 200 milioni di tagli alla sanità. Già. E il maggio musicale fiorentino. Fargli fuori due assessori e poi imporgli la Saccardi come vice. E farglielo sapere a mezzo stampa. Dice che sono stato troppo duro con lui. Ma no, presidente, in fondo gli avete concesso di ricandidarsi alla regione. Hai ragione, bene via, ora basta ricordi, al lavoro, chiama Euronian. Euronian chiama. Sì, insomma lui non farà la canzina con me, chiamalo e digli che si parte. Bene. E fate avere un cellulare nuovo a Enrico, un bel 3310 che gli dura, rosso, eh. Già fatto, presidente. Non so quanto riesca a trattenerli ancora. Ed è il terzo giro che gli può fare sulla città. A Pisa non ci vogliono andare. Ci sono quasi. AB12345, qui torre di controllo Vespucci. Deviate su Pisa, rotta 629. AB12345, qui torre di controllo Vespucci. Deviate su Pisa, rotta 629. Confermate. Forse ci siamo, a che punto sei? No, guarda, mi mancano ancora un paio di lucchetti. Guarda, poi sono dentro il loro computer di bordo. Un lucchetto. Cerco di prendere il controllo dell'aereo e li fa atterrare io su Pisa. Te intanto cerca di tenerli occupati comunque. Te a che punto sei? Ya. Ce l'ho. C'è Karin in cabina. Ho chiamato una compagna di Salisburgo, mi ha detto che c'è lei. Ci sposta l'aereo, ce lo manda a Pisa. Tranquillo. Sta a posto. Ora... senti. Sì, ora chiamo Tommy. Tommy, ci sei? Dimmi, ma tu... sto proprio aspettando ora dei movimenti strani sul conto corrente del copilota. E poi mi dovrebbero arrivare anche le misure catastali sul pilota stesso. Dovrei proprio farli ragionare quei due.